Io sono Elle e sono qui per la pulizia del suo viso. Si può accomodare. Sì, lì. Dalla sua pelle posso dedurre che non ha particolari problemi, quindi non è una pelle molto sensibile. Molto bene, mi rallegro di questo. Ora, iniziamo subito. Vado a detergere il viso con questo sapone. Potersi adattare a tutti i tipi di pelle. Sì, è importante, specialmente in un salone, usare prodotti del genere perché sa, ci sono tanti tipi di pelle e quindi per non rischiare. Allora, vado subito a detergere. Adesso un po' di questo sapone. Ok. Come mai ha programmato? Il make up non glielo farò io oggi. Le risulta strano. Sì, quasi sempre sono io quella che trucca, però oggi no. Oggi mi dedico a questo. Ok. Sul naso, sulla fronte. Sciacquare sempre con questa spugnetta. Vicini. Ah, andiamo a risciacquare anche questo sapone. Ha la particolarità di non fare molta schiuma. Ed è buono, sì, ovviamente. Però giustamente va risciacquato. Ok. Pelle.
libera. Direi di passare subito ad uno scrub base. Sì, perché come detto prima la sua pelle non ha particolari problemi. Tutti i giorni siamo soggetti a smog, cioè la pelle è quella più soggetta al clima, cambiamenti esterni, quindi è importante prendersene cura. La cosa bella di questo scrub è che è abbastanza potente, nonostante sia basico, quindi non aggressivo, però potente. E andiamo a risciacquare. Per favore, andiamo a togliere lo scrub. Ah, come liscia la pelle. La sente più leggera, immagino. È importante, specialmente prima e dopo, un trucco: avere una pelle pulita. Ok, ora vado ad asciugargliela con questo panno morbido, morbido. Bello fresco. Abbiamo quasi finito. Vado ad applicare questo tonico, che questo è
In generale rendono la pelle elastica. È importante. Abbiamo finito, ora vado semplicemente ad applicarle una crema. Questa crema mi servirà anche come base per il make-up che andrò ora a fare con la mia collega che si trova nella stanza accanto. Questa è una crema leggera ma efficace, lo stesso principio dei prodotti di prima. È idratante, ma non appesantisce la pelle e non crea quello strato quasi unticcio, quindi è opacizzante. La caratteristica fantastica di questa crema, a parte l'odore, gelatinosa, e subito si assorbe. Infatti per questo mi serve pochissima. E quando applica la crema, ti consiglio di andare ad effettuare un massaggio energizzante, sì, in modo tale da distendere le rughe della pelle. Ok, bellissima, perfetto. Abbiamo finito. La sente meglio la pelle, non è vero? Ora è davvero prontissima per un make-up. Spero di rivederla presto, ok? La mia collega la trovo nella stanza accanto. Buona giornata. Allora, adesso invece
stesso tempo non è neanche troppo secca, quindi secondo Susie Line. Usare questo. Ok, perfetto. Uso direttamente questo pennello. Ok. Chiudi gli occhi.
Passiamo alla tinta labbra. Allora, rimani sempre ferma come prima, mi raccomando, non muoverti. È bellissimo mettere la tinta labbra perché sembra che ci si stiano dipingendo il stupenda, sembra di colorarle quasi. Secondo me il make up per tante persone è anche questo, una specie di hobby, di arte, dove puoi cambiare la tua maschera ogni giorno e scegliere chi essere. Sì, esatto. Oh, sei meravigliosa, ti sta veramente. Sopra. Ok, no, preferisci il finish matte e non lucido. Perfetto, va benissimo così. Allora, torniamo un attimo come avevo detto sugli occhi e andiamo ad applicare questo mascara della New York.
questo che riesce a fare l'effetto ciglia finte. Esattamente. Allora, adesso tieni l'occhio un poco socchiuso. E adesso chiudilo. Socchiuso. Chiudilo. Socchiuso. Chiudilo. Adesso l'altro. Socchiuso. Chiudilo. Socchiuso. Chiudilo. Socchiuso. Chiudilo. Adesso le ciglia inferiori. Spalanca bene l'occhio. Spalanca, spalanca. Riesce a vedere? Sì. Allora, applichiamo questa terra. Adesso fai la faccia da pesce, così. Esatto, la faccia a pesciolino. E questo va applicato subito sotto gli zigomi. Dov'è? Qui. Perfetto. Sei stata veramente un tesoro. Adesso sei pronto.